Ragazzuoli, ragazzuoli, siamo qui oggi con il nostro consueto appuntamento settimanale. E questa settimana di cosa parliamo? Parliamo di light spinning. Prima però di iniziare a parlare di questo argomento vi invito ad iscrivervi al nostro canale per supportare il lavoro che facciamo e per non perdervi nessun episodio. Allora, se mi chiedete qual è la mia tecnica preferita dell'estate, quando non ho proprio voglia di impegnarmi per niente, il light spinning è sicuramente la risposta. Questo perché? Perché è una tecnica da fare in maniera abbastanza rapida e veloce senza impegnarsi così tanto. Perché? Perché andiamo a prendere una canna e un'attrezzatura abbastanza leggera, di cui abbiamo già parlato in passato e vi lascio qui il link qui sotto, e una manciata di artificiali. Il tutto sta dentro una scatoletta grande così. E perché mi piace questa tecnica? Perché ci sono migliaia e migliaia di pesciolini che possono attaccare, che noi pensiamo non siano dei predatori, ma in realtà se si trovano davanti un piccolo granchietto, un vermetto o si trovano davanti un piccolo shad, non resistono minimamente. E allora adesso vi spiego un po' le tre esche da portarvi dietro quando andate a fare questa tecnica qua. Perché? Perché non ne servono tante, ma almeno due o tre scelte bisogna averle. La prima è il micro shad. Il micro shad è un'arma di distruzione di massa. Perché? Perché è talmente piccolo, noi ne abbiamo nel nostro catalogo uno di 2 cm, 3 cm, cosa sarà, che attira veramente qualsiasi pesce. Ci abbiamo preso dalle piccole orate fino ad arrivare anche a qualche bel branzinello. E quindi, perché no, portiamocelo dietro, perché viene attaccato veramente da tutti. E come montiamo questo artificiale? Allora, il primo montaggio classico che si può utilizzare è quello della testina piombata, che però a me non piace tantissimo. Perché? Perché tante volte vado a pescare, c'è vento, vado a pescare, c'è corrente, e con una testina magari da un grammo o due proporzionata a quest'esca mi trovo sempre impacciato. E quindi come faccio? Prendo un piombo a pallettone, un piombo a peretta, non gliene frega un piffero ai pesci, da 5, 6, 7 grammi, ci metto una girellina a 50 cm del terminale, un amo adatto all'esca che sto utilizzando, ed ho creato il fantomatico split shot, e che è la tecnica che rende veramente veramente tanto, perché abbiamo quegli 8 grammi, 5 grammi di piombo che ci permettono di andare sul fondo o di pescare dove vogliamo, e abbiamo la leggiadria del terminale che ci aiuta tantissimo con i pesci, soprattutto se sono molto sospettosi, come possono essere le orate o da altri gruppi da topi. La seconda esca che non deve mai mancare nella nostra cassettina della piccola pesca è quella del granchietto o della corbolina finta. Perché? Perché tutti quanti, se gli passiamo davanti un bel granchietto barra un cos'è, una piccola aragostina, chi è che non se la mangia? Me la mangerei anch'io adesso. In realtà, appunto, molti grufolatori, come le ombrine, come le orate, ci capitano le mormore, amano tantissimo questi piccoli granchietti, e perché no anche le spigole. Quindi anche questo si può montare in una testina leggermente più grande rispetto al micro sciadino di cui abbiamo parlato prima, ma è anche questo carino da utilizzare con la tecnica dello split shot, perché se ne svolazza bello tranquillo leggero, arriva il predatore, se lo mangia e noi lo catturiamo. L'ultima esca che non deve mai mancare, appunto, nella nostra cassetta è il verme. Perché? Perché col verme si è sempre preso tutto, ovunque, dappertutto. E perché non imitarlo di plastica? Lo abbiamo reso molto puzzolente come un verme classico, anzi forse puzza di più di un verme normale, perché è stato arricchito con degli scent alla sarda, al verme tritato, a qualsiasi cosa ci sia in mare, ed è un'esca micidiale. Perché? Perché lo possiamo innescare sia a uochi da metà, se dobbiamo pescare magari su dei posti dove ci sono delle spigole, dove ci sono dei piccoli predatori dalla bocca larga, come possono essere gli scorfani, ma possiamo appunto anche montarlo con l'ago da vermi per ottenere quell'effetto in cui abbiamo l'amo che passa dappertutto, lo facciamo uscire da metà barra tre quarti di corpo, e lì andiamo a fregare anche quei piccoli gruffolatori che di solito vanno a pizzicare la punta delle nostre esche. È una tecnica veramente veramente bella, proprio perché ci troviamo davanti un'infinità di pesci da catturare. Possiamo catturare dalla spigola, possiamo catturare il piccolo serracchiotto, possiamo catturare la mormora, possiamo catturare la perchia, possiamo catturare la tanuta, possiamo
possiamo catturare il sarago, il sarago fasciato, il sarago maggiore, la perchia, il tordo pavone, il tordo di 10.000 tipi. Quindi ragazzuoli, andatevi a divertire, che è una pesca veramente veramente divertente. Non ci si deve impegnare più di tanto, perché è abbastanza semplice, si portano via due cosette, non devi romperti tanto le balle, e quindi andatevi a divertire. Noi ragazzuoli torniamo in pesca, ci vediamo con il prossimo appuntamento, statemi bene, ciao!